Ciao a tutti! Gestendo parecchie palestre, tanti personal e lavorando ormai da 20 anni nel fitness, oggi volevo concentrarmi su quello che è il front-end, cioè il primo pacchetto che un cliente dovrebbe comprare prima di fare l'acquisto del vostro prodotto grande. E questa offerta ha una doppia funzione. Intanto permette al cliente di provarli e in secondo luogo permette a tutte le persone che sono nel dubbio tra cosa faccio, prendo il suo pacchetto grosso o non prendo niente, di evitare che il cliente dica ok, nel dubbio non prendo niente. Ne ho visti di tutti i colori di front end, cioè 2 lezioni, 3 lezioni, 4 lezioni al prezzo di una, 3 lezioni al prezzo di 2, 1 lezione, me ne acquisti un altro, ti do la scheda in omaggio. Non fa tanta differenza come è costruito il pacchetto. In realtà la differenza è nella comunicazione, cioè il senso del pacchetto non è dire al cliente comprami questo front end che costa poco, che è conveniente, è un'offerta irripetibile, perché andremo ad attirare una tipologia di clienti che vuole solo spendere poco e non vuole spendere poco solo sul front end, ma vuole spendere poco anche dopo, e quindi diventa difficile per noi, soprattutto se abbiamo un taglio di prezzo molto alto, portare il cliente da un'offerta irresistibile a una cosa di estremo valore. Questo prodotto front end, lo chiamerò, deve essere invece utilizzato come una prova che dimostri l'elevata qualità del mio servizio. Cioè, proprio se tu sei un personal trainer che pensa di fare un qualcosa di qualitativo, di molto alto come livello, il front end ti può dare quella spinta per dire al cliente: siccome io sono diverso dagli altri personal trainer, perché ci paragonano tutti uguali, quindi io ti voglio dimostrare che sono diverso, ma so che il risultato del mio prodotto lo vedremo nel tempo dopo che ti ho comprato. Non è come un telefono che lo prendo in mano, faccio 2 foto, vedo la qualità della foto e ho capito che prodotto ho. Io ti offro questo front end, costruitelo come volete, perché sono sicuro che in queste 2, 3, 4 lezioni, una, quella che volete voi, io ti dimostrerò non solo quanto sono diverso rispetto a tutti gli altri, ma ti darò un ulteriore vantaggio se poi tu cliente, dopo aver capito che sono diverso, mi farai l'acquisto del prodotto che invece vendo abitualmente. Quindi anziché proporti per esempio il semestrale, ci vuole tanta fiducia per comprarvi 10 lezioni, 20 lezioni, 2 mesi, 3 mesi, io ti propongo un front end più breve, dove la tua fiducia è poca, anche se sbagli, sbagli di poco. Non ti serve questa grande fiducia per acquistare un prodotto così piccolino, ma io in questo prodotto sono sicuro di garantirti un'elevata qualità del servizio che tu riuscirai a percepire e che a parole magari faccio fatica a spiegare, perché anche se ti porto tantissime testimonianze e dovreste portarle, comunque sempre la mia parola è la parola di sconosciuti. Tu non hai la certezza, non vedi fisicamente, non puoi vedere tra 6 mesi quello che succederà. Quindi il front-end ha questo doppio utilizzo, cioè deve servire per far vedere al cliente la qualità, lasciando perdere il discorso che costa poco perché dura poco, non perché il valore è poco perché ti voglio fare un'offerta. Io ti sto cercando di mettere meno difficoltà possibile nel darmi fiducia, perché me la dai per poco tempo, ma mi serve per darti qualità. In più non deve essere un prodotto buttato lì così in mezzo alle vostre offerte, ma deve anche permettere una sorta di continuità di acquisto, e quindi fin da subito dovete dirlo al cliente che lo ringrazierete anche dopo questo pacchetto, nel caso deciderà di prendere qualcos'altro, e a seconda di che cosa vendete dovete dire che o questo prodotto viene scontato sul secondo acquisto, oppure che tutti quelli che prendono questo front end e poi decidono di acquistare il vero pacchetto che proponete avranno uno sconto, il 10-20%. Allora ha un senso, perché in realtà io sto usando questo prodotto per portarti al secondo acquisto. Lo scopo è: se oggi 10 persone vogliono decidere tra comprare un mio servizio che costa 500 euro o spendere zero, probabilmente tanti spenderanno zero, a meno che avete un nome o siete un brand riconosciuto. Ma nel momento in cui io dico a tutte queste persone: il mio valore è molto alto, so che è difficile per te percepirlo perché io ti posso portare tutti i miei clienti che hanno ottenuto risultati, ma in realtà tu li vedrai tra 3 mesi. E quindi facciamolo così: io ti faccio questo front end, chiamatelo come volete, questo pack, prodotto, come volete voi, che ti permetterà non solo di capire di che cosa parlo perché io ho un'elevata qualità che ti dimostrerò, ma se tu oggi mi darai fiducia e mi acquisterai questo prodotto, il prodotto successivo che costerebbe 500, io te lo sconto ulteriormente perché l'investimento che hai fatto di questo prodotto non vada perso.
Quindi tu cliente hai un doppio vantaggio. Intanto mi puoi provare e decidere se vado bene oppure no. In secondo luogo, se ti vado bene, avrai un vantaggio nel prendere il prodotto. L'unico scopo è quello di far dire a 10 persone, anziché scegliere tra 0 o 500, di scegliere magari tra 0 e 90 per provare e poi avere una seconda vendita. Questo vi permette di aumentare non solo il numero di persone che decide di fare il primo acquisto, e ricordatevi, è più facile vendere a uno che ha già comprato che a uno che non ha ancora comprato. Quindi da 0 a 10 persone, se gli offro un front-end piccolino, può darsi che parecchie decidano di comprarlo, ma soprattutto questo mi servirà poi per vendere il secondo, che è il reale scopo della trattativa. Quindi, se vendete un taglio di prodotto molto alto, quindi diciamo che vendete dalle 300-400 euro in su, ideate voi o utilizzate una strategia per vendere un front-end iniziale che sia di basso costo e di basso rischio per il cliente, ma che venga spiegato come un'opportunità per testare voi PT, cioè per mettere alla prova il vostro lavoro, la qualità, l'esperienza, il fatto che con i vostri allenamenti si sentano dei muscoli che da soli invece loro non riuscirebbero ad attivare, quello che volete voi, quello che è realmente il vostro lavoro. Proponetelo al cliente in questo modo e soprattutto non dimenticatevi mai la parte più importante: date a tutti i clienti che vi danno fiducia acquistando questo primo front-end un vantaggio anche sul secondo acquisto, perché lo scopo non è vendere il front-end, lo scopo è attraverso il front-end dimostrare che siete di livello e spingere quindi all'acquisto del prodotto che vi interessa. Fatemi sapere intanto che tipo di pacchetti pensate di creare e in secondo luogo se questa strategia vi permette non solo di fare più acquisti all'inizio, ma anche di convertire più persone per quello che è il vero prodotto finale. Buone vendite a tutti, ciao!